Siamo con il professor Roberto Filippo, ordinario di Torino alla Ringhieria dell'Università della Sapienza di Roma. Professor Filippo, lei ha appena presentato i risultati del vostro gruppo di lavoro su nuove indicazioni sull'implantologia cocleare. Vuole presentarci questi risultati? I risultati sono, direi, dovrebbe prevalere un concetto di cambiamento di indicazioni all'implantologia cocleare. Quello che per noi nel passato è stato impiantare su una base assolutamente empirica, diciamo fondamentalmente basata sull'esame audiometrico e su prove vocali, oggi non regge più le esigenze degli utenti potenziali dell'impianto. Perché? Perché i nuovi utenti potenziali dell'impianto sono quegli utenti che in ambiente con rumore hanno delle difficoltà alla comprensione del messaggio primario, cioè della parola. E quindi è fondamentale adeguare l'audiologia alle situazioni ambientali in cui si vive tutti i giorni. Dicevo nella relazione, oggi molti uffici sono open space, il che vuol dire si lavora immersi in un rumore di fondo, si lavora, il tuo messaggio deve passare rispetto al messaggio che stai inviando ad esempio al telefono il tuo vicino. Anche adesso ci troviamo in un ambiente con rumore competitivo, stanno allestendo gli stand del congresso, quindi il tipo di comunicazione oggi è totalmente cambiato, la comunicazione deve arrivare anche nelle condizioni di ascolto più difficili, le relazioni sociali hanno cambiato anche, la socialità è molto più diffusa, non solo tra i giovani ma anche gli anziani, gli adulti. Quindi noi dobbiamo creare un'audiologia che stia attento alle condizioni del rumore ambientale, che deve essere variabile e continuamente variabile, facendo dei test vocali nel rumore variabile, aumentando o diminuendo l'intensità del rumore e l'intensità del messaggio primario. Per questo c'è bisogno di camere anecoiche, di camere isolate acusticamente, c'è bisogno anche di valutazioni molto attente. Ora, si è parlato anche che queste nuove indicazioni nei bambini portano a un abbassamento dell'età di impianto, perché ci sono ormai molte evidenze cliniche che mentre la percezione si raggiunge anche dopo alcuni anni, un'adeguata percezione se il bambino è impiantato a un'età di 3 anni versus un bambino impiantato a 1 anno, dopo un periodo, un intervallo di tempo di 10-8 anni le due linee dei risultati si uniscono e quindi i risultati sono simili. Quello che non si raggiunge mai è le capacità di linguaggio espressivo che chi viene impiantato più tardivamente non raggiunge. Ecco, a suo parere, quali sono, in base ai vostri studi, quali sono gli incrementi che potrebbero interessare i futuri pazienti dell'impianto? Allora, lasciamo perdere i bambini, che è un numero stabile e non aumenta. Noi sappiamo i paesi civili avanzati, economicamente avanzati, impiantano dal 90 al 95% dei bambini, quindi è spazzato via tutta quella dicerie retro sulla lingua dei segni, la possibilità di terapie con cellule staminali. Oggi bisogna andare direttamente all'impianto e tutti sono d'accordo, le famiglie sono d'accordo, non è un problema. Quello che cambia è le nuove indicazioni nell'adulto, perché come dicevo l'ambiente di lavoro, la socialità è cambiata, non si vive più in una società agricola dove ognuno svolge il suo compito in un ambiente protetto dalla famiglia o dal silenzio dei campi. E oggi c'è bisogno di una nuova test audiologici che si stanno sviluppando anche nella lingua italiana per utilizzare le due sorgenti, quella di amplificazione acustica dove c'è un udito residuo utilizzabile e quella fornita dall'impianto cocleare. L'espansione ulteriore verrà
dall'estensione delle indicazioni nelle sordità monolaterali, perché la quantità acustica non aumenta, aumenta però le capacità di comprendere bene nel rumore e nell'orientarsi nell'ambiente e localizzare immediatamente la sorgente sonora, cosa di primaria importanza. Quindi lei concorda che da queste novità ci aspettiamo un passaggio dai 1000 impianti oggi che si fanno in Italia, di cui 380, 370 sono bambini, e quello è un comparto, diciamo, stabile in qualche modo. Noi dovremo estendere con un'indicazione molto attente quei 600, 700 adulti, li dovremo aumentare di almeno il 15%. Se ci rifacciamo alle casistiche tedesche in cui vengono eseguiti, che poi corrisponde a quella inglese o a quella olandese, i francesi sono in una posizione intermedia rispetto alla nostra, se noi ci estendiamo a i 2000 casi che la Germania oggi fa con indicazioni più o meno tradizionali, anche se avanzate, lo estendiamo alle single side deafness e alle sordità monolaterali e alle sordità asimmetriche, dobbiamo prevedere un 15% in più di nuovi pazienti. Grazie professore.